Si chiama Agile Academy ed è la nuova scuola di impresa ideata, prima in Toscana, da ADF e dal gruppo Acea per formare nuove professionalità nel campo della sostenibilità e dell'innovazione. Agile Academy vuole essere un contenitore che sostanzialmente possa mettere insieme le esigenze del territorio, in termini ovviamente di sviluppo, le esigenze delle aziende che sono sul territorio in termini di competenze e di professionalità e soprattutto mettere insieme quel mondo universitario che per noi è la pietra miliare su cui basare il nostro lavoro, perché le esigenze del territorio insieme a quelle dell'impresa con l'università che farà un po' da collante, ecco, Agile Academy diventa questo contenitore intelligente di sviluppo e si spera anche di maggiore futuro per le nuove generazioni. Un ulteriore passo per la crescita del territorio e delle imprese che supera il vecchio approccio organizzativo. Il vecchio approccio, diciamo, organizzativo a silos o comunque di organizzazione basata molto sulla gerarchia è totalmente superato dai fatti, perché ci sono determinate attività che vengono svolte oggi in modo totalmente trasversale, in dei gruppi di lavoro che hanno totalmente superato la divisione culturale a silos o per funzione e che trasversalmente stanno migliorando tantissimo la possibilità di rilasciare in tempi più brevi prodotti, attività e processi industriali diversi. In un certo senso quella che sta avvenendo fuori è il totale superamento di forme burocratiche del lavoro che hanno creato una serie di regole che ci hanno bloccati e rallentato moltissimo nello sviluppo sia di prodotti che di processi nuovi. Quindi oggi siamo alla ricerca di professionalità e di persone che siano in grado di fare questi lavori ed essere pronti immediatamente a entrare nel mondo del lavoro senza dover aspettare trafile particolarmente lunghe di specializzazioni che oramai lasciano un po' il tempo che trovano rispetto alle esigenze lavorative delle aziende. Agile Academy svolgerà le sue attività didattiche sia online sia nella sua sede senese e si pone l'obiettivo di precorrere e anticipare i tempi rispetto allo studio di nuovi saperi, alla formazione di nuove competenze e di nuovi ruoli organizzativi. Questo permetterà di progettare e qualificare nuove figure professionali e aumentare le loro probabilità in ambito occupazionale. Come sappiamo, abbiamo l'esigenza che sarebbe stata forse anche inevitabile per altri versi, ma che comunque ora è un'urgenza assoluta, di ricollocare i nostri giovani anche in altri settori, perché chiaramente c'è stato tutto quello che sappiamo, senza volerlo per forza riaccentuare, c'è stata una crisi bancaria, poi una crisi endemica locale che ovviamente ci costringe, ma forse nemmeno ci costringe, e in qualche modo ci dà l'opportunità, diciamo così, di guardare anche ad altri settori che avevamo, ma che magari li consideravamo settori meno importanti perché c'era un assorbimento occupazionale davvero notevolissimo. Questa tipologia di school business, questa tipologia di school business, questa tipologia di attività, che sottolineo mette la sede a Siena e rimarrà a Siena, questo è un altro aspetto fondamentale, è uno spazio, diciamo, che collega la teoria e l'università di alto livello come le nostre, ma con un sapere che è possibile mettere a terra in maniera molto puntuale. Questa scuola offre modelli di didattica innovativi e mira a promuovere una visione imprenditoriale della formazione in linea con i nuovi scenari, valorizzando il know-how del territorio, favorendo sinergie, incentivando il trasferimento tecnologico e riducendo il tempo di inserimento delle persone nel mondo del lavoro. Il senso mi sembra chiaro: ripartire. Dopo il Covid, ormai in Italia tutti stanno ragionando di qual è lo sviluppo e l'idea del futuro. Partendo dal dato che chi sono le risorse nel nostro futuro? Sono i giovani, e i giovani debbono per forza vedere il futuro diversamente dal nostro. Voi pensate solo ai temi ambientali, no? La GIAI affronterà sicuramente i temi della sostenibilità o l'analfabetismo digitale, quindi porsi al centro il tema della crescita dei giovani dentro il nostro territorio, facendolo con le istituzioni, partendo dall'università, ma connettendolo anche a tutti quegli elementi del sapere che vivono e hanno vissuto all'interno del nostro territorio, significa provare a metterci avanti sulla ripartenza del nostro paese.